Ciao ragazze, sedetevi, prendetevi una tisana, mettetevi la copertina, state comode perché il video di oggi è davvero davvero lunghissimo. È un haul cumulativa, la chiamerei una disastrol perché c'è davvero tantissima roba e non vi recensirò niente, aspetto i vostri commenti per sapere che cosa volete vedere in azione prima di altri, insomma. Terrò molto in considerazione i vostri commenti in base al vostro gradimento, in base a quello che vi piace di più. Insomma, comincerò a recensire, a farvi sapere un po' che cosa ne penso delle cose che ho comprato. È un haul terribile perché c'è davvero di tutto: c'è make-up, ci sono tanti prodotti per il viso, per il corpo, per i capelli. Quindi, niente, ho ben due di queste cestone strapiene di prodotti più tutta questa cestina qua di prodotti che ho acquistato da Sephora da farvi vedere appunto. Questo è un nuovo cose di casa, ve lo farò vedere in uno dei prossimi video in cui vi farò vedere anche tutte le cose di casa che ho acquistato, che sono moltissime, più o meno come i trucchi. Comincio subito col farvi vedere le cose che ho comprato da Sephora e sono tante. In particolare ho preso molte cose nella sezione Beauty to Go, ovvero quella sezione di prodotti piccolini, mini taglie, prodotti comodi da portare in borsetta, insomma tutti quei consigliati di Sephora adatti appunto per la vacanza. Io trovo molto comoda quella sezione di Sephora perché si trovano tantissimi prodotti, specialmente le mini taglie di prodotti di marca molto costosi e mi piace appunto acquistarli lì per provarli, per vedere un po' se mi trovo col prodotto e se vale la pena acquistarlo in full size. Tra le tante cose ho preso la Tangle Teaser e ve ne ho già parlato, me l'avete già visto utilizzare. La mia è nella versione Compact Styler e ha appunto queste caratteristiche qua che già sicuramente conoscete. È tutta di plastica, la mia è rosa, o meglio questo rosa shocking un po' fucsia, è nero e ha questa parte qua sul retro che serve per coprire i dentini. I dentini, come sapete, sono tutti in plastica, sono di diverse altezze e servono appunto per districare benissimo i capelli. Come vedete c'è questa punta sporgente che poi va ad incastrarsi qua e chiude proteggendo i dentini della Tangle Teaser. Davvero molto 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 carina. Mi avete chiesto già perché, che cos'ha di diverso la Tangle Teaser, una spazzola tutta plasticosa rispetto a tante altre. La mia risposta è: per chi ha i capelli lisci come me e sottili che vanno ad annodarsi, e tra i capelli lisci comunque non includo solo il liscio assoluto ma anche il mosso, per questa tipologia di capelli secondo me questa spazzola è fantastica perché districa molto bene senza spezzare, questo senza dubbio un punto a suo vantaggio. Poi, tra le altre cose, nella sezione Beauty to Go ho preso finalmente la Beauty Blender. C'era soltanto fucsia, ma alla fine mi piace davvero tantissimo il colore. Si abbina anche alla Tangle Teaser, tra l'altro. Ed è appunto questa spugnetta che non vedo l'ora di provare, non l'ho ancora provata, non ci crederete. Molto, molto, molto morbida. E dalle varie recensioni ho visto che è davvero fantastica se utilizzata umida. Quindi, la utilizzerò nei vari modi, staremo a vedere, ve la farò vedere sicuramente in azione con alcune prossime recensioni di fondotinta, o meglio, voglio fare dei video dedicati alle prime impressioni di alcuni fondotinta che mi sono arrivati e che ho acquistato in versione prova. Uno dei tanti è questo qui, che è il Dream Satin Liquid di Maybelline. L'azienda mi ha già chiesto che cosa ne penso. In realtà questi due campioncini mi sono arrivati a casa, non mi ricordo neanche perché, forse avevo fatto io la richiesta sul sito e niente, l'azienda mi ha scritto per sapere se li avevo provati e cosa ne pensavo. Mi sono arrivate di una tonalità più scura della mia, che è la 30 Sand, mentre io avevo la 21 Nude, però li voglio provare ugualmente insieme a voi e vedere appunto che effetto fanno sulla mia pelle. Sempre da Sephora non trovo il mascara, però vi faccio vedere la confezione. Ho preso la versione mini del They Are Real Mascara, ovvero il mascara di Benefit, super famosissimo. L'ho già provato e il pennellino è assolutamente identico anche per la dimensione a quello della full size, cambia soltanto il fatto che è una mini size, quindi molto piccolino e sono esattamente quanti millilitri? Quanti millilitri? Sono 40 grammi. E niente, quindi ho comprato anche questo, tanto già lo conoscete.
Poi, sempre sezione Beauty to Go, è un hot in Corea, ovvero un prodotto figherrimo in Corea che le coreane e i coreani stanno amando particolarmente, ed è la Konjac Sponge o Cognac Sponge, non so effettivamente come si pronunci. L'ho già usata, infatti è aperta, ma volevo far vedere comunque confezionata, si presenta appunto così. E questa qua è un dischetto durissimo, infatti. Sentite il rumore che fa, è un dischetto durissimo, molto poroso, un dischetto di è una mezza è un mezzo cerchietto, ecco. Molto poroso con questo filo che serve per stenderla dopo l'utilizzo. Va utilizzata bagnata e adesso voi la vedete piccolina così, ma quando si riempie di acqua, diciamo che raddoppia la sua misura. Appunto, tanti forellini, tanti buchetti che servono per andare a fare una sorta di scrub, di esfoliazione, a togliere le cellule morte, a pulire in profondità i pori, e mi è piaciuta davvero tanto, anche se l'ho utilizzata solo una volta. Penso entrerà nella mia routine di pulizia del viso, perché ultimamente ho dei punti neri qui attorno orrendi che credo siano causati dall'utilizzo di alcuni prodotti make up, e purtroppo credo siano causati dall'alimentazione. Ne ho una serie qua sul mento che io ovviamente nascondo, però sono tutti punti neri, quindi non brufoli, non si vedono, non sono rossi, a parte questo che qua sul labbro, che è la mia mensilità. E per il resto sono tutti, diciamo, punti neri che si formano qua sotto sul mento. E questa, solo per il primo utilizzo, vi dico che mi ha aiutato tantissimo a ripulire la pelle, quindi penso sarà un prodotto che entrerà nella mia routine quotidiana, e voglio vedere effettivamente come funziona. Guardo giù, scusate se guardo giù, ma perché voglio andare veloce e riuscire a parlarvi di tutto. Sempre per quanto riguarda la pulizia del viso, proprio perché ero fissata con questa cosa della pelle un po' sporca, la vedevo io un po' sporca, un po' grassa, sono andata ad acquistare questo prodotto dell'Alma K. Tra l'altro l'ho pagato pochissimo, i prodotti dell'Alma K sapete che costano tanto. È una spugnetta, o meglio, è un disco tonificante ed esfoliante per il viso. È un dischetto completamente in silicone, silicone 100%, è un made in China se vi interessa, ma ormai è tutto made in China. Ed è particolare perché ha questa ventosa dietro, ve lo faccio vedere di lato così magari, di profilo, così magari capite meglio come è fatto. Ha questa ventosa che serve per attaccarla eventualmente allo specchio, per averla sempre a portata di mano, e poi la parte che appunto va a effettuare la pulizia è suddivisa in due settori. La parte con i pallini dovrebbe essere quella tonificante, mentre la parte con i dentini dovrebbe essere quella esfoliante. Ancora non l'ho utilizzata, quindi vi farò sapere. La trovo molto 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 morbida, e mi domando come possa una spugnetta così morbida, appunto in silicone, fare un'esfoliazione e rimuovere sporco, residui di trucco o eventuali punti neri. Però la vedremo. Mi piacerebbe abbinarla ad un prodotto di Alma K, ma al momento sto aspettando delle offerte perché costano veramente l'ira di Dio, anche se a me ispirano tanto. Questa è la Crystal Powder di NARS, o meglio la Translucent Crystal, ed è appunto quella cipria bianca che in realtà al suo interno ha una serie di perlescenze, e serve per mettere in risalto l'aspetto luminoso del viso, per dare appunto un aspetto luminoso al viso. È una polvere che desideravo da tantissimi anni, l'avevo vista recensita in tantissimi canali, anche in tanti canali francesi, ve lo giuro, non so perché questa cipria qui ha spopolato in Francia, e me la sono fatta in realtà regalare da mia mamma, questo è un suo regalo. Tra le tante cose, di NARS ho preso anche un matitone che è il Damned, o meglio scritto Damned, ed è questo matitone qua, secondo me per colore adattissimo all'autunno e all'inverno, perché è bello scuro, molto intenso. Lo vedrete nel mio prossimo tutorial perché l'ho voluto assolutamente provare, ed è un matitone davvero davvero bello. Vale assolutamente la pena, secondo me, averlo, perché è proprio quel colore adatto per l'autunno. È una sorta di borgogna con un po' di rosso e del marrone, ma una punta leggerissima di marrone, più sul rosso. Davvero, davvero molto, molto bello. Ho acquistato il Rouge Infusion di Sephora. Questo colore, questa texture, questo prodotto pazzesco, un colore unico, una pigmentazione altissima. È un prodotto che io mi sono swatchata sulla mano
il primo giorno che l'ho acquistato e per 2 giorni successivi non riuscivo a togliere lo sporco dai pori, cioè si era insinuato talmente tanto nei puntini della mia pelle che non riuscivo a toglierlo. È un colore favoloso. Poi ho acquistato un prodotto di Chanel. Io adoro i gloss di Chanel perché fate click e loro vengono su. E questo colore è davvero stupendo, è il numero 18 ed è il Rouge Allure Gloss. Il nome, se vi interessa, è Seduction. È bellissimo, bellissimo. Vedrete anche tutti gli swatch sul post dedicato a questi vari prodotti. Vi lascerò di volta in volta il link per arrivarci. Ho acquistato anche un prodotto di Too Faced, che è il Better Than Sex, che è un mascara davvero con le contropalle, mi sta piacendo da matti, dà veramente tantissimo volume in più, soprattutto se avete le ciglia sottili o un po' corte, mi strapiace. Poi torniamo invece alle cose che ho preso in negozio. Ho preso anche questo smalto di Colistar, il colore 434 opale, e grazie a Colistar perché ha praticamente ripostato una mia recensione su Instagram pubblicando anche la foto, e molte di voi sono arrivate al mio profilo Instagram, si sono iscritte, quindi grazie Colistar, grazie a tutte le persone che mi hanno dato fiducia, si sono iscritte. Questo colore è bellissimo, se volete vederlo indossato fate clic appunto sul link che vi riporta al mio Instagram e date uno sguardo, perché vale davvero la pena avere un colore come questo. È difficilissimo trovare un bianco, e soprattutto un bianco coprente che non necessiti di troppe passate, che duri a lungo. Questo è veramente un super prodotto. Poi, sempre nella sezione Beauty to Go di Sephora, ho preso gli Invisibubble. E questi sono quegli elastici famosi. Ho visto che sono arrivati come novità anche su Machillalia Italia. E sono appunto questi elastici per i capelli che promettono di sparire intorno al capello. Non li ho ancora provati e vi giuro che ce li ho davvero da tantissimo tempo. Ho intenzione di provarli in questi giorni, ora che ve li ho fatti appunto vedere, e spero non mi strappino i capelli. Questa per me è una cosa fondamentale, perché se strappano i capelli, come hanno già perso in partenza, quindi voglio andare a vedere appunto come si comporteranno. Sono marroni del mio stesso colore di capelli, quindi in teoria se effettivamente spariscono non dovrebbe vedersi proprio niente. Vedremo come si comporteranno. Poi, tra le altre cose, ho acquistato 2 prodotti di Perlier. In realtà al momento ne ho solo uno, ed è del burro cacao, però ho acquistato anche il prodotto volumizzante labbra, perché è un periodo in cui sono molto fissata con l'aspetto estetico delle labbra e mi piacerebbe in realtà fare il filler, però un po' ho paura e un po' ci penso su, perché sono tanti soldi, soprattutto il filler dura insomma dai 6 agli 8 mesi, quindi ci sto riflettendo su. Intanto cerco di volumizzare le mie labbra con dei prodotti, e questi 2 di Perlier, questo in realtà è il burro cacao, che va benissimo soprattutto per l'inverno perché crea una barriera, mi protegge le labbra, mentre l'altro è proprio un prodotto volumizzante che contribuisce molto a migliorare il contorno labbra, devo dirvi la verità. Non ho tutto questo volume che io vorrei, però dà un aspetto bello turgido alle labbra e questo mi piace molto, è una cosa positiva. Ce li ho da tanto questi prodotti, non ve ne avevo ancora parlato, però effettivamente sono anche in grado di farvi una review perché li sto usando da parecchio. Poi c'è un prodotto dal quale mi aspettavo di più, però per essere la prima volta che lo provavo posso anche aver sbagliato qualcosa, ed è la One Step Pen di Laila. Questo qui è uno smalto semipermanente che va appunto polimerizzato in lampada. Ho la lampada perché diversi anni fa ho fatto un corso per il gel, per le unghie in gel, e quindi mi sono tenuta la lampada, anche se in realtà non faccio quasi mai le unghie in gel per tanti motivi. Intanto perché la lamina delle unghie si rovina davvero tantissimo, e prima che che ritorni alla normalità ci vuole tanto tempo, e molto spesso facendo appunto il gel ho notato che l'unghia ricresceva, la superficie dell'unghia ricresceva storta con degli avvallamenti, quindi ho preferito evitare. Volevo passare al semipermanente, quindi quello che dura più o meno 15 giorni. La limatura è diversa, non si va ad aggredire più di tanto l'unghia, poi ci sono i vari prodotti per la rimozione semplice.
E io volevo appunto provare, però come primo tentativo mi è andata male, non sono riuscita a stendere bene lo smalto semipermanente, non sono riuscita a farlo durare tanto perché entro la prima settimana si era già tutto crepato, soprattutto sulle punte, quindi potrei aver sbagliato qualcosa, ma non lo so, ecco, devo dire la verità, non l'ho poi più riprovato. Volevo sapere se conoscete il prodotto. E che cosa ne pensate effettivamente? Se ho sbagliato qualcosa, io comunque nei prossimi giorni lo riproverò e vedrò effettivamente se sono io il problema o se proprio il problema ce l'ha questo prodotto. Intanto vi dico che ho preso la colorazione 101 Shy Salmon, che era un bel colore nude adatto a tutti i giorni. Mi sarebbe piaciuto avere le unghie per 10-15 giorni così di questo colore neutro, però purtroppo non sono riuscita a stenderlo bene.